Tra le vaste zone boschive della Sardegna, lungo un fazzoletto di terra nel sud dell'isola immersa nel Mediterraneo, sorge Selargius. Questa cittadina vicina a Cagliari racchiude il più antico patrimonio culturale. Selargius è una cittadina di 30.000 abitanti ed è situata nella parte meridionale della Sardegna. È vicino al comune capoluogo, a Cagliari, è facilmente raggiungibile da assi viari sia dalla 131 e dalla 554. È un territorio abbastanza vasto che arriva dalla zona di Sulanu e termina col confine di Quartucciu. Alcuni reperti archeologici rinvenuti nella zona di Su Coddu, frutto di diverse campagne di scavo, fanno ipotizzare un'assidua presenza di popolazioni a partire dal 3000 avanti Cristo. Gli abitanti di Selargius sono ricordati fin dai tempi dei Romani per essere stati sempre un popolo dedito all'attività lavorativa, prevalentemente agricola. Il territorio su cui insiste oggi la città di Selargius è stato abitato fin dall'antichità. Vi sono presenze umane già nel 3000 avanti Cristo documentate, come esempio il villaggio di Sugoddu o di Matemasonis, per continuare poi nel periodo nuragico e nel periodo punico fino alla dominazione romana. Presumibilmente dai romani, dal latino, prende anche il nome di Selargius, Cellarium o Cellarius, che stava ad indicare il deposito di prodotti agricoli. Fino alla dominazione romana, fino al periodo un po' più recente, dove nel periodo del Medioevo, nei pressi della chiesetta di San Lussorio, nacque il primo nucleo di Selargius attuale. Fino per tutto il Medioevo vi sono delle presenze abbastanza importanti sotto il profilo storico-culturale che fanno pensare nel periodo medioevale all'influenza che è stata data a Selargius dal Medioevo, fino al 1500. Dal 1500 la storia di Selargius viene in qualche modo sovrapposta con la presenza dei Marchesi di Quirra. I Marchesi di Quirra che hanno dominato, tra virgolette, Selargius fino al 1859, per arrivare poi ovviamente ai giorni nostri con una storia più recente, più importante, dove la presenza di alcuni monumenti e di alcune chiese stanno ad indicare lo sviluppo che ha avuto la cittadina di Selargius da allora fino ai giorni nostri. L'inestimabile patrimonio di questa cittadina, culla della cultura dell'isola, è costituito da luoghi di culto che attestano l'importanza artistica che ricopre Selargius, quali la chiesa di San Lussorio, patrono di Selargius. La sua costruzione viene fatta risalire al V secolo d.C. ed è considerata fra i più significativi esempi di stile romanico presenti in Sardegna. Originariamente strutturata su tre navate, possiede una facciata la cui parte destra è mancante.
quella sinistra, che è riuscita a resistere al tempo, presenta sull'ingresso un arco a tutto sesto. E proprio qui, nella chiesa di San Lussorio, viene custodito il sarcofago del santo. E ogni anno, durante il mese di ottobre, in questo luogo sacro si svolge la sagra in onore del patrono. Perla artistica di Selargius è la chiesa di San Giuliano, eretta durante i primi anni del 1200 a.C. Questo luogo di culto è di notevole importanza per gli abitanti di Selargius. Infatti si dice che proprio intorno a questo monumento si siano aggregati i primi gruppi di esseri umani che diedero poi vita al popolo dei Selargini. L'interno della chiesa è caratterizzato dalla presenza di due colonnati con capitelli corinzi scolpiti di diverse fogge e dimensioni. Sotto il pavimento si possono ammirare, attraverso due lastre di vetro, le tombe medievali che attestano l'usanza di seppellire i morti all'interno delle chiese. Ancora oggi questo luogo di culto viene utilizzato come oratorio della Confraternita della Madonna del Rosario. Questa chiesa fu restaurata intorno alla fine degli anni Ottanta. Una delle manifestazioni più importanti per la città di Selargius è l'antico sposalizio selargino, Sagoia Antica, come viene chiamata. Si svolge nella chiesa di Maria Vergine Assunta, vede il coinvolgimento di tutti i selargini, di tutte le associazioni presenti, ed è organizzata dalla Proloco locale d'intesa con l'amministrazione comunale. Alla fine della cerimonia, gli sposi si recano nella chiesetta di San Giuliano, dove depositano una promessa, una pergamena, che viene custodita all'interno della chiesa di San Giuliano, che potrà essere letta dai figli degli sposi al compimento del loro 18° anno. Secondo la tradizione, che risale al XIII secolo, rivalutata poi negli anni 60, il giorno precedente alle nozze i familiari dello sposo fanno visita in casa della sposa per poter ammirare il corredo. Successivamente le rispettive madri hanno il compito di preparare il letto nuziale. La domenica mattina, dopo la vestizione con abbigliamento tipico del luogo dei futuri coniugi, parte ufficialmente il corteo per le strade della città. Il rito dell'antico matrimonio è caratterizzato dalla celebrazione interamente in lingua sarda e si chiude con il cerimoniale De Sa Cadena, una catenella che cinge l'anulare dello sposo e la vita della sposa, a simboleggiare l'indissolubilità del legame matrimoniale. Non meno importanza riveste la parrocchia della Santissima Vergine Assunta, che si trova nella piazza principale di Selargius e risale al 1600. Fu consacrata nel 1914 da Monsignor Rossi e porta il nome della patrona di questo comune nei pressi di Cagliari. L'imponente struttura possiede un alto campanile sul lato destro della facciata, caratterizzata dal semirosone posto sull'ingresso della chiesa. Entrando, si può ammirare al termine della navata principale il maestoso altare decorato con drappi rossi,
e la Vergine che porta una corona sobria con al centro una gemma. Grazie alla sua struttura, la chiesa gode di una notevole luminosità che mette in risalto ogni minimo particolare architettonico. Oltre al fonte battesimale e al pulpito, entrambi realizzati in marmi policromi a intarsio, nelle cappelle laterali si possono ammirare un grande retablo in tre ordini e un interessante gruppo ligneo del tardo Settecento. Nella superficie interna, arricchita da pregevoli opere pittoriche del primo Novecento, si alternano disegni ornamentali a figure sacre. Emblema della tradizione storica di Selarjus sono i carceri aragonesi, che risalgono al 1600 circa. Appartenevano alla famiglia feudale dei marchesi di Quirra, che qui vi rinchiudevano i loro nemici. Data la particolare importanza della tradizione culturale selargina, una delle strutture elette a ospitare manifestazioni, mostre ed eventi di vario genere è la Casa del Canonico Puzzu, struttura che grazie all'impegno costante profuso dalle istituzioni cittadine è divenuta una delle principali mete turistiche del luogo. I visitatori possono infatti entrare in questo caratteristico e ospitale ambiente per essere avvolti e inebriati dall'atmosfera intrisa d'arte puramente sarda. Selarjus, come è noto, non può godere del mare e delle montagne in quanto è un territorio che non dà sul mare e non ha montagne da poter sfruttare dal punto di vista turistico. Quindi è evidente che tutte le iniziative, le attività che sono riferite al turismo si rifanno poi agli aspetti culturali, ai monumenti, alle tradizioni, alle sagre di questo paese che peraltro sono molto ricche e famose. Le case campidanesi di questa comunità sono molto interessanti, hanno dei portali antichi, sono certamente fra le risorse di tipo tradizionale e culturale di questo paese. L'arte della terra cruda, i mattoni in ladri, molti dei monumenti sono costruiti con questa metodologia e ancora oggi tengono e sono esempio un po' per tutto il Campidano. E quindi è evidente che il turismo si basa molto sugli aspetti culturali, molto sui monumenti, ma ancora in una nuova proiezione si baserà su quelle che sono le attività sportive. Infatti Selarjus è una cittadina di 30.000 abitanti ma che è dotata di impianti sportivi all'avanguardia e che ancora saranno implementati e potenziati nei prossimi anni. Per i più giovani, di recente sono state costruite a Selarjus strutture sportive innovative, di innovativa concezione architettonica e di notevoli dimensioni, come campi di calcio e palestre, per poter promuovere lo sport e far crescere nel miglior modo possibile i ragazzi.
Se Largius, dove l'antico si incontra con il moderno. Un patrimonio culturale e ambientale da scoprire, capace di sorprendere e di farsi ricordare.